Sono 5 comuni agrigentini interessati dalle elezioni amministrative del 29 e 30 maggio. Si vota a Canicattì, Favara, Montevago, Porto Empedocle e San Biagio Platani. 17 in totale candidati alla poltrona di primo cittadino. A Canicattì si confronteranno 6 candidati a sindaco: Giuseppe Francesco Cammelleri di Fiamma Tricolore, Gaetano Cani appoggiato da FLI, Canicattì Città Nuova, i meridionali per Canicattì, Canicattì Futuro, UDC Sicilia Vera. L'uscente Vincenzo Corbo con la lista Corbo Sindaco, Alberto Tedesco del PD, SL Italia dei Valori, Rifondazione Comunista. Liliana Daniela Marchese Aragona delle liste Prima di Tutto Canicattì, Lista Cuore PDL. E Adolfo Antonio Bartocelli, MPA Forza Canicattì, Canicattì Forte e Libera e Impegno Civico. 17 le liste in campo, 30 i consiglieri comunali da eleggere, 454 i candidati, 308 uomini e 146 donne. Si vota con il sistema proporzionale. A Favara i candidati a sindaco sono 4, con 10 liste a supporto. Carmelo Vitello, sostenuto da FLI e Ripensare Favara, Antonio Valenti di Sicilia Vera, Luigi Sperrazzi del PD e Rosario Mancanella, a cui fanno capo alcune liste, Favara Futura, Forza del Sud, MPA, PID per Favara e PDL. I consiglieri comunali da eleggere sono 30, 250 candidati, 197 uomini e 53 donne. Si vota con il sistema proporzionale. A Montevago 3 i candidati a sindaco con 3 liste in campo: Franco Scirè, Uniti per Montevago, Antonella Migliore della lista Civica Alternativa Democratica e Calogero Impastato della lista Sindaco Impastato Nuovo Progetto per Montevago. 15 consiglieri comunali da eleggere, 45 candidati, 33 uomini e 12 donne. Si vota con il sistema maggioritario. A Porto Empedocle 2 i candidati per la poltrona di primo cittadino, con 9 liste a supporto. Paolo Ferrara di Italia dei Valori e l'uscente Calogero Firenzo, sostenuto da Sicilia Vera, PD, UDC, FLI, Lista Sole, Città Nuova, Forza del Sud ed MPA. I consiglieri da eleggere sono 20, i candidati 175, 156 uomini e 19 donne. Si vota con il sistema proporzionale. A San Biagio Platani i candidati a sindaco sono 2, con 2 liste in campo, Filippo Bartolomeo con lista Civica Bene Comune e l'uscente Carmelo Alba della lista Liberi di Scegliere. 15 consiglieri da eleggere, 27 candidati, 25 uomini e 2 donne. Si vota con il sistema maggioritario. È conto alla rovescia per il rinnovo degli organi amministrativi. Il 29 e 30 maggio, domenica e lunedì prossimi, si va al voto complessivamente in 27 comuni siciliani e in 5 nella provincia di Agrigento. Qui, oltre ai comuni il cui rinnovo era già fissato per scadenza naturale, si voterà anche a Favara, dove invece il primo cittadino Domenico Russello si è dimesso dopo essere stato raggiunto dall'avviso di conclusione delle indagini per il crollo di Via del Carmine. Non si voterà invece a Castrofilippo, originariamente inserito nell'elenco perché il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 15 aprile lo scioglimento del Consiglio Comunale per avere riscontrato forme di condizionamento della vita amministrativa da parte della criminalità organizzata. In seguito all'inchiesta Family, che vede coinvolto il sindaco Salvatore Ippolito, alla gestione ordinaria dell'ente agrigentino, infatti per 18 mesi sarà una commissione straordinaria prefettizia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, che si è già insediato lo scorso 29 aprile. Seggi aperti dunque domenica dalle 8 alle 22, lunedì dalle 7 alle 15. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Nei 13 comuni dove si voterà con il sistema elettorale proporzionale, l'eventuale turno di ballottaggio si terrà il 12 e il 13 giugno. La scheda per l'elezione del sindaco del Consiglio Comunale è di colore azzurro, mentre per il Consiglio Circoscrizionale è rosa. Ogni scheda elettorale reca i nomi e cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati i contrassegni delle liste quali il candidato è collegato. Per votare il candidato alla carica di sindaco prescelto è sufficiente tracciare un segno sul rettangolo contenente il nome e cognome prestampato. Si può votare la lista a lui collegata o anche quella collegata al diverso candidato sindaco. Il solo segno sul contrassegno della lista estende il voto al candidato sindaco collegato. Il solo segno sul candidato sindaco non estende il voto alla lista esso collegato. L'elettore non deve riscrivere il nome e cognome del candidato sindaco, pena l'annullamento della scheda. Si può esprimere un solo voto di preferenza per il consiglio, scrivendo nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista prescelta il cognome del candidato consigliere. In caso di 2 candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere anche il nome.